simbolo dell'Inquisizione. Tutti uniti sotto un'unica stella, sotto un unico simbolo, per sconfiggere un male più grande. Dragon Age Inquisition. E così cominciò la leggenda. Salve gamers youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Dragon Age Inquisition. Caro ragazzi, questo gioco sta iniziando a deludermi. Sapete perché? Perché ho scoperto, a malincuore, che è un gioco per PlayStation 3 e PlayStation 4. Non è un'esclusiva PlayStation 4 e Xbox One, no, è per entrambe. E questo non mi fa piacere, perché vuol dire che non è della stessa qualità delle esclusive per Next Gen. Persino Assassin's Creed Unity vuol dire che è fatto meglio di questo gioco a livello tecnico. Per ora non mi sembra, perché mi sembra fatto da Dio. Ma allora che vuol dire? Allora perché non è uscito prima per PlayStation 3? Vabbè, veniamo un po' ai nemici. Sempre che io possa, finalmente, perché voglio dire, ragazzi, sono all'inizio, io vi ricordo, eh. Veramente sono all'inizio, ma guardate questo qua, mi ammazza. Odi! Sono morto male. Anche lei ci sta per morire male. Addio, anche lei ci sta per morire male. Ragazzi, io non so che fare, ragazzi, veramente, io non so che fare, curalo, curalo. No, Varric, via, ragazzi, è la prima volta che mi capita una roba simile, eh. Veramente, allora ci sono dei nemici che è proprio il caso di starci alla larga, perché altrimenti questi one shot, non vedo. Dai, rianima, no, cacchè, è successo? Mamma mia, ragazzi, allora ci sono dei nemici belli tosti, vedo, eh. Cacchio. Forse non avrei dovuto attaccarli subito. Forse devo crescere di qualche livello, mi sa, prima di affrontare un livello 8. Cacchio. Gioco anche abbastanza difficile, vedo, allora. Ma mi dà noia questa roba qui, che è anche per PlayStation 3. Mi dà noiissima, perché continuo a immaginarmi le possibilità che ci sarebbero potute essere se fosse stato solo per Next Gen. Come sarebbe stato? Mi immagino un botto di robe. Perché non voglio accettare che questa Next Gen è inutile per davvero, voglio dire. È perché se i giochi che escono per Next Gen sono possibili anche su PlayStation 3, dico possibili, identici al 100%, solo con una grafica un po' meno accurata, allora è inutile. PlayStation 4 e Xbox One sono entrambi inutili a questo punto. Avrei dovuto leggerle meglio. Scusatemi, ragazzi, scusate, ma facendo la registrazione non ho manco tempo di leggere a modo e tutto il resto. Non perché non voglia, ma perché io, al contrario degli altri youtuber, ho 15 minuti e basta a video. La cosa mi irrita, perché non è che voglio fare video corti, no, io li farei di ore i video. Solo che uno, ve l'ho già detto, video di un'ora non penso che li seguireste. Almeno non, cioè, non tutti interi così. E poi non ho le attrezzature per fare video di un'ora. Villaggio di Redcliffe e Rocca di Calfe. Ma porca boia, quante. Allora, fatemi vedere una roba. Questa è la mappa tattica, scusatemi. Vuoi vedere la mappa? Ho aperto il diario. Fammi vedere la mappa. Ma non sembra così vasta come credevo. Perché sto anche iniziando a capire che dovrebbero essere tipo delle mappe sempre, solo più fatte meglio, tipo. Non lo sto capendo bene sto gioco, ragazzi, veramente non ci sto capendo nulla. Ma questo punto l'ho già visto. Questo punto l'ho già visto, perché l'ho provato già nel a Luca Comics. Cacchio. Ok, ragazzi, pronti? Andiamo a combattere, d'accordo, visuale tattica. Io attaccherò il Cavaliere Templare. Varric, posizionati qui e inizia ad attaccare il Cavaliere Templare. Templari, stiamo combattendo Templari, ragazzi. Lei dovrà attaccare, devo vederci meglio. Dovrà attaccare lui. E lui dovrà invece attaccare lui, via. Torniamo su di noi. Facciamo scorrere il tempo e vediamo un po'. Vai così. Backstab incredibile. Vai così. Vai a bestia, così. Vabbè, ragazzi, poi vi avverto, nel caso voglio riuscire anche a giocare un po' da solo, perché è un gioco comunque come Skyrim da 200 e passa ore, quindi voglio farvi vedere tutto il possibile, certo, ma voglio anche. Vai così! Non è possibile, non manca tantissimo. Vai così.
Perché, ma voglio farvi vedere tutto il possibile, ma voglio anche giocarlo un po' per conto mio, perché voglio dire, in un gioco grande come Skyrim non posso farvelo vedere tutto, non ho gli strumenti, non ho le capacità, non posso farlo vedere tutto. Cacchio, sono trappole, bellissimo. Non posso fare niente a velocità normale. Vai così. Vai così. I combattimenti mi stanno garbando molto, è tutto molto molto bello. Ne arrivano altri addirittura. Cacchio, ma cos'è, un luogo di farming questo? Oppure è proprio una missione tipo? E vai col backstab incredibile. Ma te sei tipo quelli che mi hanno attaccato prima, che mi hanno killato. Ma io ti ammazzo tutta la vita. Vieni lì. Backstab incredibile. Alla Dark Souls proprio. Oh, vai così. Attaccalo male, attaccalo così. Vai anche lui qua. Vai così. Ma porca boia, toglietemi dalle... Maledette guardie, toglietemi subito. Devo massacrare gente io. Aiuto, sto andando a fuoco. Massacratelo, sto andando a fuoco. Qualcuno mi aiuti. Vado a fuoco male. Porca... Oh beh, è tanto complicato. Che cacchio. Lo so cosa devo fare per prendere una pozione, ma non voglio prenderla. Deprendiamo cadaveri. Oh, e cosa succede qui? Ma sta venendo notte? O è soltanto, non lo so, avanzamento naturale? Non lo so. L'inquisizione è qui, ragazzi. Non c'è niente da temere finché l'inquisizione è qui. È vero. Allevino? Allievino, no? Tipo, no. Poi vabbè, bestemmio per la lingua italiana, vabbè. Avete chiesto di me? Io non volevo. Non siete contro la magia? Per questo sono qui. Avete chiesto di me? Punto interrogativo. I know of the Chantry's denouncement, and I'm familiar with those behind it. I won't lie. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. È stata una tragedia. What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. Solo storie orribili. Date loro altro in cui credere. Devo appellarmi a loro, funzionerà, ma vogliono uccidermi. Devo appellarmi a loro? You want me to appeal to them? If I thought you were incapable, I wouldn't suggest it. Will they even listen? Let me put it this way. You needn't convince them. You just need some of them to doubt. The power is the unified voice. Take that from them and you receive the time you need. Giusto, grazie. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call, as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us, or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to Agazoi. It is not much, but I will do whatever I can. Perfetto. E io, ragazzi, allora, se non c'è molto altro da fare qui, non lo so, ragazzi.
D'accordo, ok, d'accordo. A che distanza? Eh sì, vabbè. Vabbè, basta. Freccetta sinistra. È abbastanza lontanuccio. Ah no, incubi rossi, è vero, perché ho impostato questa come missione principale. Che cretino che sono. Il varco si è stabilizzato, ma i problemi sono appena cominciati. Parla con il caporale Vale riguardo all'attuale situazione nelle terre centrali. E quest'altra roba cos'è? Fratelli di sangue, un templare ha lasciato un messaggio per il fratello eretico, sfidandolo a duello. Vabbè, incubi rossi. Squarci nei sobborghi. Squarci nell'oblio sono stati avvistati nei sobborghi e lungo la strada per Redcliffe. Ragazzi, io darò un'occhiata a più o meno, sì, non più o meno, a tutta la mappa, ragazzi. Esplorerò, andrò a giro, queste robe lì. Tra una pausa fra l'episodio e l'altro. Non farò ovviamente la missione principale, ma le missioni secondarie come quest, come questa, Fratelli di Sangue, assolutamente sì, perché altrimenti per davvero non ci gioco mai a questo gioco. Altrimenti veramente diventa un casino. Ma comunque per ora ragazzi andiamo un po' a giro, vi faccio vedere appunto la mappa com'è, vi faccio dare un'occhiata a tutto. Fatto addirittura di parlare con la gente per voi ragazzi, per il momento, poi tornerò a parlarci, Sì, vediamo un po' dove cacchio sto andando a parlare con un tizio, ovviamente. Ma io voglio farvi vedere dell'azione, non voglio farvi vedere discorsi, per quelli ci sarà tempo un'altra volta. Quindi andiamo. Sì, premo tasti sbagliati. Andiamo qui, dove ci sono squarci nei sobborghi. Poi parlerò con la gente, sentirò discorsi, farò robe, ragazzi. Ma poi, ora voglio. Poi da me. Poi farò. Beh, avete capito. Vi voglio far vedere robe io. Per il momento, voglio farvi vedere robe. Vabbè, esplorerò anche meglio poi più tardi. Non so se sto andando dalla parte giusta, ma voglio farvi vedere l'ambiente circostante e come. Beh, è bello esplorarlo, Solo che mi delude un po'. Io pensavo che hanno parlato del gioco come se fosse Skyrim misto a Dragon Age. Solo che le mappe finora sono chiuse. Mi ricordo più che altro Dragon Age misto Diablo. Perché anche lì i nemici si autorigenerano, ce ne sono di vari livelli. C'è un combattimento dinamico, queste robe bighe. Non è Luqua magari quello che sta facendo duello con. No, non è Luqua. E avete capito, insomma, mi aspettavo dannatamente di più. Mi aspettavo mappe più grandi, mi aspettavo robe incredibili. Invece, vabbè, ho qualcuno che possiamo andare a sconfiggere. Oh, vai così. Perfetto, menatevi ragazzi, menatevi perché sì, vabbè, anche io sono un imbecille. Mi metto ad affrontare, c'ho zero di vita, c'ho poca voglia, devo andare a rigenerarmi, muoio, e io muoio, e io muoio perché sono un cretino, muoio. Porca vabbè, qualcuno mi rigeneri, qualcuno mi rigeneri, qualcuno mi rigeneri subito, Balric. Devo capire io che sono un ladro, devo capire io. Va bene. Ah, è vero perché sono templari, ma non ho ancora capito chi è il cattivo allora a sto punto. I templari, quindi, sono i templari che sono diventati cattivi perché ora vogliono uccidere tutti i maghi, perché pensano che siano malvagi, boh, vai a capire. Niente, insomma, niente ragazzi, il gioco via, divertente, divertente, bello e bello, Dragon Age e Dragon Age. Solo che io volevo qualcosa tipo più Skyrim, ecco, volevo un'ambientazione più liberamente esplorabile. E sì, vabbè, anche io sono un coglione. Premo triangolo senza ragione, che fa anche rima. E volevo un gioco più Skyrim, volevo un gioco più così, ecco, non un gioco in questa maniera come lo state vedendo ora. Per carità, bello e bello, epico, epico, ma porca boia se mi aspettavo di più. Diventa invisibile e attacco il qua alle spalle. Ma porca boia, vedete se mi comporto da ladro diventa tutto più facile, ma devo comportarmi assolutamente da ladro perché io sono di classe ladro e lo devo capire ciò, lo devo capire. D'accordo, devo ancora capire il senso, capirò molte robe ragazzi andando avanti da solo nel gioco, le capirò, ve lo assicuro. Ma voglio dire, ma la mappa è una mia impressione, si sta ingrandendo. Ma deve essere una mia impressione. C'è gente qui che combatte. Ombra minore. Dai, 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 che la ammazzo. Ah, la ammazzo lei. Brava ragazza. Complimenti. Ottimo. Mi heal. Vabbè, ragazzi. Io parlerò con. Mirris. Vabbè, ragazzi. Mettete mi piace, se vi commentate. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Vi voglio bene. Ciao.